Apriamo ora la pagina dedicata ai contagi da Covid-19 in Abruzzo con il bollettino diffuso oggi dall'Assessorato regionale alla Sanità che ci parla di 351 nuovi contagi e 8 decessi. Aumentano i dimessi guariti, ma anche i pazienti in terapia non intensiva ed in isolamento domiciliare. A Chieti aumentano i contagi e il sindaco Diego Ferrara in procinto di firmare due ordinanze, ma lo vediamo e lo vedo in compagnia della collega Marina Moretti, alla quale cedo subito la linea. Sì, Gigliola, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori. Ci vedete al chiuso perché sono proprio in uno studio, nello studio medico del dottor Ferrara, che è il sindaco di Chieti. Perché siamo qui, lo scopriremo fra poco, cioè lo scopriremo anche leggendo i dati del bollettino sanitario di oggi. Come sempre vi aggiorniamo. Sono stati trovati 351 positivi su 14.768 test. Una somma che comprende sia i molecolari che i test rapidi. In complesso in Abruzzo sono 51.442 positivi al Covid. Dunque, di questi 351 casi trovati nelle ultime analisi, l'età delle persone va dai 10 mesi ai 97 anni. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 78. Non entro troppo nel dettaglio dei numeri, ma vi dico che il maggior numero di positivi sotto i 19 anni si è registrato proprio in provincia di Chieti, poi 17 persone positive nella provincia di Teramo, una nella provincia dell'Aquila e 18 in quella di Pescara. Ci sono 8 nuovi decessi, tra l'altro dal totale odierno 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunque il computo oggi è 8. E vi dico anche che dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti ben 712.566 tamponi e che soprattutto il tasso di positività oggi, calcolato appunto sulla somma della tipologia di tampone effettuato, è pari al 2,4%. Il numero dei ricoverati in terapia intensiva è 76, numero che resta invariato rispetto a ieri. Dunque, sindaco, dicevamo, proprio la provincia di Chieti fa registrare i numeri più preoccupanti. Lei si è, mi passi il termine, anche un po' arrabbiato con i suoi concittadini perché ha detto non capite l'importanza delle misure di prevenzione, al punto che ha deciso da domani si chiudono strade, cioè strade, piazze e la villa comunale, ma ovviamente anche con i provvedimenti che riguardano le scuole. Cerchiamo di riassumere cosa accade a partire da domani. Allora, intanto in questo lungo elenco di numeri preoccupanti voglio sintetizzare quello che sta accadendo a Chieti. Allora, già il fine settimana scorso, con 71 contagiati, mi sembrava di essere arrivato ad un numero considerevole che non avrebbe dovuto essere superato. Ebbene, questo lunedì mattina ho ricevuto sul mio tavolo l'ultimo report del SIESP che mi parlava di ben 89 contagiati, più di 70 quarantene e su 4, 280 del totale, sì, quindi su una 200, bella una percentuale. bella percentuale e con 4 positività di bambini diciamo della scuola elementare, il che significa che questi bambini si sono infettati 10 giorni fa durante la scuola, perché io poi le ho chiuse appunto 9 giorni fa. Quindi io sono molto preoccupato e ho dovuto prendere questa iniziativa. Per quanto riguarda domani, saranno chiuse il centro storico, le classiche piazze di Chieti, la villa comunale, che saranno presidiate dai vigili urbani e quindi puniti e multati tutti coloro che andranno diciamo, a passeggio senza una motivazione sufficientemente valida per farlo. Perfetto, allora ricordiamolo, da domani a Chieti città saranno chiuse le piazze, chiusa la villa comunale con adeguati controlli in giro perché il sindaco Ferrara, che tra l'altro come dicevo è anche medico, quindi diciamo che qualcosa in più di un semplice cittadino ne sa,
si rende conto che la situazione non deve sfuggire di mano, anche perché ci sono le famose varianti che preoccupano un po' tutti e grazie alle quali continuiamo a finire anche sulle prime pagine dei giornali nazionali. Avete notizia delle varianti brevemente? Sì, per quanto riguarda le varianti, nel nostro territorio, a Chieti e in provincia, da tempo la variante inglese è quella che fa la parte dominante. Da leone, quella dominante, il 50% dei contagi. Personalmente, se posso aggiungere qualcosa, è tempo oramai di velocizzare le vaccinazioni. Questo è l'unico, è l'unica nostra arma che in questo momento e per i prossimi mesi abbiamo per finire questa, per cercare di bloccare questa pandemia. Beh, il problema dei tamponi è diventato relativo, non importante, ma relativo. Adesso dobbiamo vaccinare. Bene, grazie al sindaco di Chieti, Diego Ferrara. Gigliola, ti restituisco la linea, non ci saranno domande perché so che hai tanti altri servizi da proporre, quindi da Chieti con Andrea Berardinelli è tutto.